Sei un pirla, tu non ci capisci niente di Pokémon. Tu devi portare solo Minecraft. Tipo, non giochi più a Minecraft, io non ti seguo più. Brrr. Ho comprato Minecraft. Cristo. Ciao carissimi. Io non so se voi lo sapete, ma questa persona qui, con questo rosso acceso, anche sulla testa, con scritto proprio il suo nome, è appunto Electric. Boh! Che, ripeto, si scrive così, no? P-E-O, però si pronuncia Boh! Oh, ieri ho dato una bella rasata con la macchinetta. Io ormai non vado più al parrucchiere, ho comprato la macchinetta, raso e via, perché è più facile la vita così. Ma che cosa facciamo oggi? Che cosa sta accadendo dietro di me oggi? Beh, questo è il disegno speciale che Noia, Marci ed Eren hanno portato alle fiere scorse, ma queste recenti parlo, disegno che hanno portato sulle loro magliette, un disegno che abbiamo iniziato a fare proprio a casa di Kenoia quando sono stato a Milano. Se andate a vedere il vlog di Milano, che qualche video fa, sono stato a casa di Kenoia per iniziare questo disegno. Proprio per questo motivo non sono riuscito a registrare tutto, e infatti vedete che qua già stiamo un pezzo avanti, abbiamo fatto la scritta, abbiamo inchiostrato Kenoia, adesso la sto colorando, però vedrete quando farò Eren e quando farò Marci, e la scritta era già fatta e non è altro che un insieme, un misto, una fusione, proprio come piacciono a noi, mischiare sempre tre parole, un disegno. Qui mischiamo tre youtuber, un disegno, senza volerlo. In poche parole, che Renci, che Noia, Eren, Marci. Wow, incredibile, vero? Non ci sareste mai arrivati, eh? Io lo so. Volete per caso un bel pacco d'amicizia? Ve lo spedisco? Sono 120 euro. Frank, dai zitto, Cristo, che ce la comprano, tocca saperlo vende, oh. Tocca fa marketing qui all'amicizia, oh. Ah, facciamo così. Se comprate tre scatole d'amicizia oggi, vi viene dato in regalo un cartone di amore in omaggio, che ancora è in fase sperimentale, è in fase sperimentale non di produzione, quindi possiamo solo darlo in omaggio. Potrebbe avere effetti collaterali del tipo magoni, farfalle allo stomaco, bruciori intestinali, diarrea, sai, tipiche cose che fa venire l'amore. Perché parliamo dell'amore un attimo, cioè parliamo un attimino dell'amore. L'amore è un'inculata, ragazzi, eh. L'amore è un'inculata grossa, eh. Basta parlare così. No, in realtà mi piace l'amore, oh, che stavamo scherzando. L'amore qui è un'inculata forte, eh? Tu prendi un po' d'amore, te innamori di una, poi te lo metti al culo e stai male come un cane. Cioè, analizziamo i due livelli, no? Qui c'è amore e tanto bene, però il backfire, cioè il rinculo, quando l'amore non c'è più, è grosso, eh? Fa male. Qualcuno di voi lo saprà magari. Quindi perché comprare l'amore quando puoi comprare l'amicizia, dico io? Metto subito il link in descrizione, che ho messo su Amazon e su eBay questi cartoni d'amicizia. 70 euro l'uno, poi ci sta i scatoloni, ci sta le bottiglie in pacchi da 6, in pacchi da 12, ci stanno le uova di amicizia in scatolette da 12, belle confezionate. Tu clic clic le apri, le cuoci un po', le mangi e sei amico di tutti. Hai capito come funziona l'amicizia? Poi un amico, mica è più... Cioè, te lo può mettere al culo anche l'amico, però è un po' più raro, ok? Ah, non so come siamo arrivati a parlare di queste stupidaggini, forse perché volevo solo sfogarmi, parlare un po' così, mentre che questo disegno continua a farsi alle mie spalle, ma parliamo di qualcos'altro, allora. Ah, Kisuke mi ucciderà per questo. Kisuke, che è un moderatore di questo canale che mi aiuta durante le live, l'avrete sicuramente sentito, notato, quello con la voce molto profonda. Beh, sappiate che ho comprato Minecraft. Cristo. Cioè, per provare, ok? L'ho preso sul Switch, perché io ultimamente sto giocando soltanto con Nintendo Switch. Proprio perché, essendo portatile, è per ora la console più utilizzata da me nel 2017. La uso quando cago, la uso quando sto qui in ufficio, perché appunto me la posso portare facilmente. Adesso su Amazon stanno vendendo addirittura le basi del Nintendo Switch, che costano un po' troppo però, stanno sui 80 euro. Io dico, ehi, che è un pezzo di plastica, quello dove devo inserire la mia console, 80 euro, che stiamo a scherzare, oh. Però prima o poi la comprerò. Però quando magari si abbassa il prezzo, perché io posso avere una base qui fissa in ufficio, una base a casa e magari una base in un altro punto. Io non devo più portarmela in giro dentro lo zaino e andrei in giro solo col Switch, ed è lì che il Switch prenderebbe ancora più valore. E già ce l'ha adesso, ripeto, perché appunto me lo porto ovunque. Adesso giovedì devo andare a Milano ad esempio, prendo il mio bel Switch, lo carico, dentro c'ho Zelda, adesso anche Minecraft, che ancora non l'ho neanche aperto, sono solo curioso, ok? Dopo, adesso ci torniamo. Minecraft, The Binding of Isaac, Bomber
Mario Kart 8 Deluxe, Snipper Clips, e mi sa che ho finito perché fino adesso ho comprato il meglio del meglio in poche parole. A parte Minecraft, che ancora non lo so cos'è. Io ho sempre evitato Minecraft per un solo motivo, e per questo, anche se ce l'ho adesso, non penso proprio di portarlo sul canale. Perché io vedo i miei amici youtuber che magari dopo aver giocato 4-5 anni di Minecraft non hanno solo quella passione, ok? Cioè, non è che uno youtuber ama solo Minecraft, ok? Io, ad esempio, a uno youtuber come Marci gli può piacere anche Zelda, gli può piacere tante altre roba, Cristo, no? Perché tanto una persona normale che a cui piacciono tante altre cose. Però, guarda caso, io porto sempre Minecraft, arrivo al giorno che, non dico sono stufo, ma quasi, esce, che ne so, Pokémon Sole e Luna, dico, oh, che bello, voglio giocare a Pokémon Sole e Luna. Mi ci metto a giocare e lo porto sul canale, tutti, sei un pirla, tu non ci capisci niente di Pokémon, devi portare solo Minecraft, un video di Minecraft, 50.000 visualizzazioni, video di Pokémon, 7.000 visualizzazioni, con proprio 7.000 dislike, perché, diciamolo, il popolo che guarda Minecraft è un popolo cattivo, è un popolo crudele, eh? Quello te vi ammazzate, eh? Non è come, che ne so, il magico bel mondo di Dark Souls, e anche lì la comunità a volte può essere stronza, ma neanche tanto. Io personalmente avrei sempre voluto portare molto più Dark Souls, molto più Bloodborne, questo genere qui. In Italia purtroppo non va tanto, però questo non mi ha negato dal portarlo, perché uno deve fare come youtuber, che io non sono uno youtuber, questo è solo un hobby per me, perché appunto io sono un disegnatore, ma proprio perché è un hobby, io devo portare quello che mi piace, che mi diverte, no? E sperare che piaccia anche agli altri, perché tanto se piace a te, scusate, se piace a te un gioco, ma là fuori ci saranno altri bambocci come te a cui piace quel gioco o quella roba lì, come adesso. A me piace molto disegnare, finalmente sto trovando un sacco di persone a cui piace disegnare, che si stanno iscrivendo al canale, più per il disegno, chi più per i gameplay, chi più per i video scemi sul Giappone o su quello che è, e io comunque sia sto ancora facendo quello che mi piace, quindi so che io non sono youtuber da 100.000 iscritti, ma almeno faccio quello che mi piace. Io non vorrei mai finire nel vortice Minecraft perché ho paura, porti un paio volte Minecraft, 10.000, 30.000 visualizzazioni, Cristo! Poi ritorni un attimo perché magari ti stufi, perché un gioco stufa, anche Zelda può stufare, anche Bloodborne può stufare, e esce un gioco nuovo, ci vuoi giocare, 5.000, 1.000 visualizzazioni con tanti dislike, tipo, oh, non giochi più a Minecraft, io non ti seguo più. Brrr. Ecco perché penso che non lo porterò, ma ci giocherò perché l'ho comprato, Cristo, costa 30 euro sul Nintendo Switch, che è la versione più costosa, e ho deciso proprio di prenderlo col Switch perché io ormai col computer non ci sto giocando praticamente più, perché sto andando al computer e perché sto disegnando o lavorando, ed è difficile che io mi metta lì a fare una pausa a game o quello che è. La Play 4 ci gioco fondamentalmente quando escono dei titoli validi, l'ultimo è stato Nio, ad esempio, che mi è piaciuto da morire, Cristo. Ah, mi raccomando, visto che voi siete nuovi arrivati, andate a vedere, li metto qua, guarda, se mi ricordo, il video di come trollavo le persone su Nio, troppo bello, troppo bello. Quindi anche la Play 4, e quando la riutilizzerò, non so, che deve uscire adesso per la Play 4, qualcosa di bello? Manco lo so, perché adesso a giugno mi esce ARMS per Nintendo Switch, che è quel gioco di scazzottate della Nintendo, che hanno messo i big booty e boobies everywhere, yes, that's what I'm talking about. Poi c'è Splatoon 2, mamma mia, Splatoon 2, e pensavo di prendermi anche Disgaea 5, Disgaea come cacchio si legge, perché io gli ultimi giochi tattici di quel tipo di gioco di ruolo sono stati Final Fantasy Tactics o il Tactics Ogre, non so se qualcuno di voi adesso pensa, oh mio Dio, Tactics Ogre, oh! Perché è stato un bel titolo, però solo in pochi ci hanno giocato, ma era un gran bel titolo, lo consiglio, ma anche se te lo scaricano un emulatore per il Game Boy Advance, perché era per il Game Boy Advance, provatelo, perché è un gioco tattico micidiale, ed Disgaea è quel genere lì, quindi c'è questa piattaforma a scacchetti tipo scacchiera comune, e tu muovi i tuoi pupetti, che il mago, tic tic tic, può fare tre passi, ha fatto tre passi e poi c'ha questo range d'attacco, attacca quello e poi turno dell'avversario e così via. Una gran figata. Quindi penso proprio che lo prenderò. Quindi davanti a me vedo questi acquisti ed ecco perché la mia Play 4 inizierà sempre a prendere più polvere, i giochi al computer sempre ad essere più allontanati e Nintendo Switch sempre più vicino. Abbiamo ARMS e so 70 cacchio di euro. Splatoon, che esce ad agosto, sono altri 70 euro. Disgaea esce adesso, fra 3 giorni, 70, no, in realtà sono 50 euro. Volevo prendere i Joy-Con gialli del Nintendo Switch, belli, Cristo, belli, Io sono un bamboccio, sappiatelo, io sono un bamboccio. La Nintendo fa delle cagate per vendere, perché sono dei pusillanimi che vogliono soltanto ciucciare il nostro portafogli, e io sono la vittima perfetta. Io sono proprio il target su cui puntano. Facciamo qualcosa di carino ma poco utile, che tanto qualcuno ce lo compra. Eccomi, io sono il primo coglione a
comprarlo. Io sono io, gli Amiibo, le stupidaggini. Adesso infatti stavo pure cercando su eBay dei lotti d'Amiibo belli, perché vorrei riempire il mio ufficio qui dietro tutto di Amiibo belli in ordine. Il 23 giugno escono altri 3 Amiibo di Zelda, già introvabili, imprenotabili, Cristo, perché io mi sveglio sempre tardi. Quindi niente, gli acquisti per i prossimi 2-3 mesi sono soltanto dedicati al Nintendo Switch per quanto riguarda l'hobby gaming. Non vedo su cos'altro potrei investirlo. E wow, abbiamo parlato per un po' troppo tempo. Qui il disegno dovrebbe essere arrivato praticamente alla fine. Purtroppo, ripeto, non sono riuscito a registrare moltissimo di questo disegno, proprio perché metà l'ho fatto a casa di Kenoia e l'altra metà l'ho finito qui. Non sempre riesco a registrare, perché magari tante volte salti da un lavoro all'altro, passi al disegno di Kerenchi, poi passi al disegno Mates, poi passi un disegno per Webster's Magazine, e quindi è difficile, ogni volta dovresti stoppare e riprendere una registrazione diversa, è un macello. Ma comunque sia, se vi è piaciuto questo disegno, se qualcuno di voi l'ha comprata questa maglietta, fatemelo sapere, e soprattutto mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, ricordando sempre che questo qua è l'imprenditore commerciante di amicizia, qui è Electric.